Soppressione della Corte d'Appello di Caltanissetta, conseguenze e criticità che continuano a preoccupare l'Associazione Nazionale Magistrati, le cui giunte distrettuali di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina si sono riunite lo scorso 14 novembre nel Palazzo di Giustizia di Catania per discutere delle conseguenze che il funzionamento della giustizia subirebbe nel caso in cui dovesse verificarsi l'effettiva soppressione del distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta. Ridisegnare la geografia giudiziaria delle Corti d'Appello è stata infatti la proposta avanzata durante l'incontro da parte delle giunte distrettuali delle Corti, in cui hanno inoltre richiesto un vertice con la commissione ministeriale presieduta dall'onorevole Vietti. I punti all'ordine del giorno erano fondamentalmente due. Il primo ha riguardato questa paventata soppressione di qualche corte d'appello siciliana, si parla di due corti d'appello siciliane. E abbiamo ribadito, l'avevamo già fatto nel novembre del 2014, abbiamo ribadito l'assoluta necessità di valutare quelle che sono le ragioni della specificità giudiziaria della realtà siciliana e ci siamo proposti anche di incontrare la commissione ministeriale presieduta dall'onorevole Vietti, che si è insediata e che ha anche, tra l'altro, lo scopo di ridisegnare la geografia giudiziaria delle corti di appello. Lo vogliamo fare proprio per testimoniare e portare avanti quella che è l'importanza del distretto di corte d'appello di Caltanissetta, il rilievo che ha, la centralità non solo geografica nel panorama giudiziario. Sicuramente si avrà una drastica riduzione di quelli che sono i presidi di legalità, perché non è solo la Corte d'Appello che verrà soppressa, verranno soppresse anche la Direzione Distrettuale Antimafia, presidio di legalità sul territorio in tema antimafia, verrà soppresso il Tribunale di Sorveglianza, altro presidio di legalità per quanto riguarda tutta la fase detentiva dell'esecuzione della pena, verrà soppresso anche il Tribunale e la Procura minorenni con conseguenze rilevanti per quel territorio che è il territorio gelese, dove è prevalente la forza minorile, la delinquenza minorile, e conseguentemente si ridurrà anche quelli che sono gli organi investigativi, quindi la riduzione della squadra mobile di Caltanissetta, del comando provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza. Sono tutte conseguenze che determinano un arretramento in quelle processo di controllo del territorio che lo Stato deve avere.